tantissime coppie che hanno voglia di vivere veramente quello che è il Vangelo. Cioè, noi notiamo un pochettino, mi sembra che anche l'intervento di prima, la difficoltà a... Se posso aggiungere, certo. Sui gruppi sposi, anni fa erano le preti che insistevano, oggi sono gli sposi. Sì. No, volevo chiarisco subito, perché è una sensazione che ho avuto. Cioè io credo questo, al di là della... di coda che sta sempre male, insomma, tranne che quando si vedono quei film pizzosi che finalmente uno arriva. Credo questo, che un problema grosso nella pastorale della famiglia, che è delicata, che ha delle attenzioni particolari, parla della coppia, parla di fecondità, cioè è tutto particolare, ecco, sia la trasmissione di questo patrimonio che conosciamo dalla dottrina, dalla Sacra Scrittura, ma c'è una trasmissione vitale, fatta di esperienze, fatta di cose riuscite, di cose faticose, fatta di volti, di esperienze. Ecco, la trasmissione è delicata, perché come trasmettere il modo di stare in famiglia, che io oggi sono andato purtroppo a vedere in una famiglia dove c'è stato un lutto e mi parlavano i nipoti di questo nonno così eccezionale, così bravo, e mi raccontavano dei particolari che dicevano l'amore di questo nonno per i loro nipoti, per i nipotini, ma per la famiglia. Questo qua non puoi quantificarlo, è un mondo di vita che, perché è accolto da questi figli e nipoti, si presume continuerà e si arricchirà con le novità che loro dovranno vivere. Questa è la tradizione. E questo, la pastorale familiare gode di questo ed è anche più debole su questo aspetto. Perché uno mi dice: quanto ha reso la pastorale familiare? Non rende, quantificando, diciamo così, nelle statistiche, anche ben inteso, ma rende in relazioni, in rapporti, in un clima, in un mondo, che è quello che si genera favorendo questi incontri, è quello che dicevamo. Per questo la trasmissione è molto importante. Pastorale familiare non si fa compiuta, si fa vivendola. Nessuna pastorale si fa compiuta, ma qualcheduna, ecco, ha degli obiettivi che sembrano più, ecco. Poi uno mi dice: guarda lì, fate i corsi per fidanzati, guarda quanti si dividono. Lasciamo perdere chi lo dice. No, non è così, non avete capito niente. Non so se ho reso, sì.